Piazza Fontana, 12 dicembre 1969, ore 16:37. Una bomba alla Banca dell'Agricoltura provoca una strage, 17 morti e 90 feriti. È l'inizio della strategia della tensione che dà il via agli anni di piombo. Uno strappo epocale del patto sociale fra Stato e cittadini che provocherà tanti altri morti e soprattutto che non riceverà mai la sentenza definitiva di una verità giudiziaria. Di questa ferita ancora aperta e sanguinante, Marco Tullio Giordana ne fa un film, Romanzo di una strage, sul grande schermo in questi giorni. Il suo è un nome importante per il cinema storico, politico e d'inchiesta italiano. Suoi, I 100 passi sull'assassinio di Peppino Impastato e Pasolini, un delitto italiano. Basandosi sui verbali dei molti processi, su testimonianze, sulle lettere di Aldo Moro dal carcere, su indagini e ipotesi tratte dai segreti di Piazza Fontana di Paolo Cucchiarelli, Romanzo di una strage racconta il contesto storico in cui quell'avvenimento ha avuto luogo. Racconta cosa ha significato per la società civile, racconta la morte di Pinelli precipitato dal quarto piano della questura, del commissario Calabresi colpito da una campagna d'odio per la morte di Pinelli e poi assassinato. Racconta i poteri che girano intorno a questa storia, politici di primo piano, servizi segreti, anarchici, estremisti di destra, repubblichini, giornalisti. E soprattutto riporta in vita il tragico momento di quell'esplosione. Per me poi da milanese addirittura, che era a 200 metri da Piazza Fontana e che è stato sul luogo della strage, avevo 19 anni, un'impressione terribile. Ritornare lì e far riscoppiare la Banca Nazionale dell'Agricoltura per me è stato veramente straziante, molto doloroso, ero molto infelice quella sera, però dovevo farlo perché bisogna tenere viva la memoria, che deve servire proprio a ottenere giustizia, perché la cosa inaccettabile è, d'accordo, la morte, la sparizione del tuo caro, ma se per di più non c'è l'identificazione dei responsabili e la punizione, questa rabbia è un contagio tremendo, il calcolo dell'impunità, forse a breve termine risparmia contrasti, conflitti, ma alla lunga genera una tale sfiducia nelle istituzioni, un tale odio, una tale incredulità verso qualsiasi cosa provenga dalle istituzioni, che è deleterio per una società. Buonasera signora, sono il commissario Calabresi, posso parlare con suo marito? Di cosa mi state accusando? Della bomba sui treni d'agosto o di quella di Piazza Fontana? Si può sapere cosa volete da me? Cosa cazzo volete? Il cast del film è di prim'ordine. Valerio Mastandrea e il commissario Luigi Calabresi. Fabrizio Gifuni veste i panni di Aldo Moro, mentre Pierfrancesco Favino interpreta con efficacia e intensità Giuseppe Pinelli. Io sono uscito da questo film la prima volta che l'ho visto non con la sensazione di indignazione che va tanto di moda, che secondo me serve molto a farci rientrare nelle nostre case con i nostri amici, chiusi a dire oh santi Dio, ma come si può vivere in questa società? Invece tu esci da questa cosa dicendo ma che si può fare? Che cosa possiamo fare? Ci sono quelle rare occasioni in cui quando fai il tuo mestiere ti senti di fare qualche cosa di utile non solo a te o all'intrattenimento o al botteghino, ecco. E questa è una di quelle. Davvero commissario, lei pensa che uomini dello Stato possano aver voluto la morte di tante vittime innocenti? Sono tante le trappole in questa storia. Una riguarda anche lei. Dimenticati di aver visto questa roba. E se ti posso dare un consiglio, dimenticati anche tutto il resto. Romanzo di una strage, che prende il suo titolo da un articolo scritto da Pierpaolo Pasolini nel 1974 per il Corriere della Sera, esce in circa 250 copie. Se gli italiani sentono ancora il bisogno di tornare a riflettere sui momenti più difficili della loro storia, lo diranno i dati di affluenza nelle sale. Resta il fatto che la pellicola rappresenta un importante atto di coraggio, perché parlare con gli strumenti del cinema e dell'arte, di scontri ideologici, di estremismo nero, di anarchia, di politica, di corruzione, di servizi deviati, costituisce ancora oggi un terreno minato. Noi veniamo da un lungo periodo storico in cui si sono scelte sempre le scorciatoie. Veniamo da un periodo storico in cui l'eccellenza era sempre vista come quella che avrebbe smascherato la mediocrità e non invece quella che avrebbe potuto portare avanti un paese. E ringraziando Dio ci sono, in questo caso Cattleya, Rai Cinema, Marco Tullio Giordana, che hanno la forza di credere in una cosa indipendentemente da quello che possa essere il risultato economico. Ci sono delle cose che hanno un valore emotivo, piuttosto che non storico, piuttosto che non semplicemente per il gesto di farlo. Avere il coraggio di parlare di una storia così è necessario indipendentemente dagli euro che venerdì saranno ottenuti da questo film. È una scommessa, potrebbe non andarlo a vedere nessuno sto film, allora avrei
toppato completamente. Resterei comunque orgoglioso di averlo fatto. Oppure, forse ho indovinato e magari capta uno spirito del tempo in cui un ragazzo ha voglia di vedere un film così.